La Mediateca Montanari di Fano festeggia 10 anni dall'inaugurazione, un traguardo importante per il nuovo sistema bibliotecario della città grazie al contributo della Fondazione Montanari nel 2010. La Mediateca da 10 anni lavora per diffondere la lettura, per facilitare i cittadini nella ricerca delle informazioni e sostenere i loro bisogni di conoscenza, un servizio gestito dal Comune di Fano con il prezioso supporto del personale delle cooperative che si sono susseguite nella gestione. Ai festeggiamenti si aggiungono anche il RT composto da Opera, Coop Culture e Cooperative Crescere. In questi 10 anni la Memoteca è un'eccellenza di questa città. La definiamo spesso una seconda piazza perché tantissime sono le persone che vengono fisicamente in questa struttura. In 10 anni c'è stata una crescita importante, come amministrazione abbiamo anche investito molto, tantissime le iniziative, tantissime le presenze. Nei 10 anni della Memo sono state diverse le iniziative svolte all'interno, con dati rilevanti anche per quanto riguarda gli ingressi e i servizi proposti. 10 anni veramente ricchissimi, abbiamo avuto circa 3.000 ore di apertura, 1.200.000 presenze, oltre 500.000 di prestiti, quasi 5.000 iniziative e abbiamo 23.000 iscritti ai servizi del sistema bibliotecario. Sono numeri che raccontano una bella storia fatta di passione e di professionalità e soprattutto raccontano la storia di quella che noi non a caso chiamiamo la seconda piazza della città, cioè uno spazio non solo della cultura ma anche dell'aggregazione e della socialità che in questi anni è diventato un elemento centrale dell'identità di Fano. Per festeggiare il traguardo raggiunto, l'organizzazione ha predisposto un programma dettagliato della celebrazione prevista per venerdì 10 luglio. Ci concentreremo soprattutto sulla momento ufficiale in cui il sindaco e Samuele Mascarini, l'assessore alle biblioteche, parleranno alla città alle 19 e poi a seguire abbiamo organizzato una lettura ad alta voce a cura di Teatro Linguaggi intitolato Le voci e i volti, dedicato alle persone. Invece nel pomeriggio abbiamo un'attività di tipo su digitale, sulla piattaforma Zoom, presenteremo la nostra gara di lettura estiva che si intitola Un pieno di libri, dedicato ai bambini dai 6 ai 14 anni, che coinvolge tutta la città che legge. L'idea è quella poi di festeggiare, speriamo, un 10+1 nel 2021 per recuperare insomma la festa che non potremo fare, però credo sarà importante partecipare. È importante, se si vuole partecipare per tutto l'evento, per prenotare, quindi chiamando allo 0721 887 343, dal lunedì al venerdì nel pomeriggio dalle 15 alle 20.